Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Oggi vi parlo di un caso orribile avvenuto negli Stati Uniti e che ha sconvolto l'opinione pubblica per l'efferatezza dei fatti. Oggi vi parlo del killer dello sciroppo per la tosse e capirete il perché di questo strano nome. Hi, I'm Lauren, your Scentsy Independent Consultant. Thank you so much for joining me for this Facebook party. I just want to show you an inside scoop about what my favorite Scentsy things are. Sorriso raggiante, sguardo vivace, lunghi capelli neri e lisci. È il 2016 e Lauren Hugenmeier, da dietro una fotocamera, porta avanti la sua attività di consulente di vendita per conto di un'azienda di candele, la Scentsy Items. Serena e sorridente, piena di entusiasmo per la vita, la sua vita, che ama con tutta se stessa. Fino a che qualcosa o qualcuno non cambia di colpo questo scenario, trasformandolo in uno scenario di morte. Lauren Ashley Nicole Hugenmeier nasce il 9 giugno del 1988 a Los Angeles. I suoi genitori, Dale e Lori, subito dopo la nascita di Lauren, si trasferiscono in Kentucky, dove la piccola Lauren cresce circondata dall'amore smisurato dei suoi genitori e delle sue sorelle, Brianna e Beth. Dale, Lori e le figlie sono una famiglia unita, serena, amorevole, legata insieme da valori solidi e affetto vero. I Hugenmeier sono anche molto religiosi e legati alle tradizioni. Tra tutte, Lauren è la figlia più affettuosa e legatissima al padre e alla sorella Beth. Le due erano quasi coetanee, essendo nate a pochi anni di distanza, e a lei Lauren confidava tutti i suoi segreti, compresa la sua cotta per un compagno di classe delle medie, Matthew Forbes. Una cotta che dura poco perché nel frattempo i genitori di Lauren avevano deciso di trasferirsi in North Carolina, nella città di Raleigh. Lauren è da tutti descritta come una ragazza dolcissima, altruista, generosa e assolutamente genuina, molto attiva nel sociale e con tanti amici. Passa qualche anno e Lauren si diploma e si iscrive alla Appalachian State University. La sua vita procede tranquilla, fa nuove amicizie e la sua vecchia vita nel Kentucky sembra lontana secoli. E Lauren non pensa più neanche a quella sua prima cottarella innocente. È molto coinvolta nelle attività della chiesa che frequenta, coinvolta nella sua vita di tutti i giorni, fino a che dal suo passato non rispunta proprio lui, Matthew Forbes, che la cerca su Instagram e la contatta. Le chiede come sta, cosa fa nella vita, come procedono gli studi, una conversazione disinteressata, ma piano piano i due iniziano a sentirsi sempre più spesso. Matthew mette il mi piace a tutte le foto di Lauren, e sono tante, tantissime foto, almeno un migliaio. Lauren non percepisce la stranezza di un gesto simile, anzi, è lusingata quando Matthew le palesa la voglia di approfondire la conoscenza. Ma a quel punto Lauren si rende anche conto che non le interessa avere una relazione a distanza e questo perché Matt, come viene chiamato, continua a vivere in Kentucky mentre la sua vita è ormai a Raleigh, in North Carolina. Quindi prova in tutti i modi a non lasciarsi coinvolgere da lui. Ma Lauren è anche una ragazza piena di entusiasmo ed estremamente idealista e romantica e dopo messaggi, telefonate e videochiamate, lei di Matt si innamora. E decide che se anche ci fosse stata una sola chance di far funzionare quella storia a distanza, loro ci avrebbero provato. Così alla fine si mettono insieme. Tra i due, Matt è sicuramente quello più preso. La riempie di amore, di chiamate, di messaggi, le invia fiori e regali. E Lauren sente davvero di aver trovato il ragazzo per lei. Bello, dolce, romantico, che condivide i suoi stessi valori e che la ama sopra ogni cosa, al punto da mollare tutto e trasferirsi a Raleigh per starle vicino. Anche le sorelle adorano Matthew e Lori in particolare incoraggia molto la relazione fra lui e la figlia e lo tratta come il figlio maschio che avrebbe sempre voluto. E soprattutto legge nel gesto di trasferirsi un segno di reale coinvolgimento e impegno che il ragazzo aveva preso con la sua adorata figlia e quindi lo accoglie nella sua vita totalmente senza riserve. L'unico che invece non è convinto di quella relazione è Dale, il padre di Lauren, che vorrebbe che i due andassero più piano perché sono molto giovani e con tante cose da realizzare ancora. Dale, senza un reale motivo, non vede di buon occhio Matthew, percepisce in lui qualcosa di ambiguo
ma non sa dire bene cosa. Si convince che il suo sia un modo di essere iperprotettivo. Forse, si dice, vede pericoli laddove non ci sono. Lauren però lo rassicura. Non appena conoscerei meglio Matthew, non potrei che volergli bene, gli dice. Ad ogni modo, mai Dale, sebbene fosse molto scettico, ostacolerà la loro relazione, perché egli voleva solo la felicità della figlia e Lauren era molto felice. Matthew e Lauren a quel punto hanno 24 anni circa. Sono il ritratto della felicità e vogliono sistemarsi, trovare casa per andarci a vivere insieme e magari sposarsi. Matthew piano piano entra nella routine della famiglia di Lauren e di fatto ne entra a far parte a tutti gli effetti. Ad esempio, Lauren e le sorelle e Matt si ritrovano ogni martedì sera a casa di Dale e Lori per la consueta cena in famiglia. Ma cosa sanno Lauren e i genitori di Matthew? O meglio, cosa sanno davvero di lui e del suo passato? Nulla, amici miei, non sanno nulla. Ma sarà Matthew, in un momento di convivialità, come può essere divertirsi davanti a un gioco da tavolo, a rivelare loro un segreto che il buon Matthew aveva tenuto ben nascosto fino a quel momento? E il gioco in effetti si prestava alla rivelazione di qualcosa di personale, perché quella sera decidono di giocare a 20 domande. E fino a un certo punto quella serata si stava rivelando davvero divertente. Fino a che Matthew non decise di sganciare una bomba. Sì, perché tra un tiro di dadi e una domanda, il ragazzo rivela loro che lui era già stato sposato. Tutti rimangono interdetti, specie Lauren, che si chiede perché mai Matthew avesse aspettato tutto quel tempo per rivelarle qualcosa che alla fine non era poi così grave. Perché tenerglielo nascosto? È molto turbata Lauren e cerca conforto in Dale, suo padre, che a quel punto mette in guardia la figlia perché le dice: un rapporto che inizia con una bugia o un'omissione non va da nessuna parte. Ma Matthew è innamorato di Lauren e cerca di minimizzare quel fatto, di farlo lentamente accettare a tutti, ma senza davvero spiegare nulla, senza dare ulteriori dettagli sulla faccenda, perché parliamoci chiaro, Matthew era poco più che ventenne e doveva essersi sposato molto giovane, troppo giovane. E soprattutto, cos'era andato storto? Domande a cui il ragazzo non risponderà mai. Eppure in qualche modo riesce a convincere tutti, e soprattutto Lauren, a lasciar cadere la questione. Ecco perché i due nel 2015 si fidanzano ufficialmente con una bellissima festa organizzata dai genitori di Lauren. Una festa a cui non partecipa nessuno degli amici di Matt, perché il Kentucky è molto lontano, ma alla quale si presenta la madre di Matt. E anche qui ci sono dei problemi che tutti fingono di ignorare, a parte Dale, che non solo è infastidito da Matt, per cui non nutre alcuna fiducia, ma rimarrà interdetto anche dalla madre di Matt, che appare subito molto ostile a Lauren. E per prima cosa si presenta alla festa di fidanzamento vestita di bianco con un abito che poteva davvero essere scambiato per un abito da sposa. E pare che in America non solo tu non possa presentarti a un matrimonio vestita di bianco, ma neanche al fidanzamento, quindi tutti la guardavano malissimo, ecco. E questo ovviamente vale maggiormente se si è la madre dello sposo, ma a parte questo, la madre di Matt non mostrerà alcun entusiasmo per la coppia e per tutto il tempo guarderà Lauren con aria seccata a dir poco. E questo atteggiamento scostante non passerà inosservato, specie dai familiari di Lauren. Ma Lauren non vede tutto questo. Lei è solo felice di sposare Matthew e le sembra di toccare il cielo con un dito quando l'anno seguente realizza il suo sogno. La loro festa di matrimonio è proprio come lei l'avrebbe sempre desiderata, perché ci sono le persone che ama e ci sono anche i riferimenti alle cose da cui lei e Matt sono ossessionati, come la saga di Star Wars ed Harry Potter. A testimonianza di ciò, le foto di quel giorno mostrano loro due mentre giocano a combattere con due spade laser. E alla luce dei fatti che vi racconterò, questa foto fa davvero impressione. Lauren inizia la sua vita con il marito Matthew e sul suo Instagram mostra gli scatti che testimoniano la sua vita felice con il marito. Felici, quindi, questo sono Matthew e Lauren, e lo rimarco perché è così che familiari e amici li hanno sempre visti. Ma chi era davvero Matthew Phelps? Era davvero la persona che diceva di essere? Di Phelps si sa poco e niente. Nasce e cresce in Kentucky nel 1989
e la sua famiglia non è felice come quella di Lauren, anzi, tutt'altro. Matt viene cresciuto dai nonni materni. La presenza della madre era discontinua perché semplicemente la donna non amava avere il figlio fra i piedi e il padre era totalmente assente. I nonni però assolvono perfettamente al loro ruolo di genitori putativi perché lo crescono con amore e dedizione. Ma per Matthew non è abbastanza e l'assenza dei genitori come figura di riferimento peserà sempre su di lui, al punto che svilupperà un odio profondo verso di loro, specie verso la madre che si risposerà più e più volte e che sostanzialmente si riavvicinava al figlio sempre e solo tra un matrimonio e l'altro. Poi si innamorava dell'ennesimo uomo e il figlio spariva di nuovo dal suo quadro. E questo accadeva tutte le volte, creando in Matt una frustrazione e un rancore invincibile che il ragazzo cercava di placare abusando di alcol e medicine. Così tanto che i suoi nonni a un certo punto decisero di ritirarlo dalla scuola che frequentava per iscriverlo a una scuola cristiana. E questa si rivelerà una scelta saggia, perché il ragazzo smette di frequentare le cattive compagnie, migliora i suoi voti, si diploma e si iscrive anche al college. Matt, almeno dall'esterno, appare come il bravo ragazzo che ogni genitore vorrebbe come figlio. Rispettoso, religioso, amorevole. E poi c'era l'amore ritrovato per Lauren, che sfocerà in un matrimonio. Senza citare il fatto che comunque Matt, ancora prima, avesse già intrapreso un altro matrimonio, ma dei dettagli di quando è avvenuto questo matrimonio purtroppo non ho trovato nulla. Cioè, si sa solo ciò che è successo dopo e ve ne parlerò. I due all'inizio sono molto presi dalla loro nuova vita da sposati, specie Lauren, una ragazza molto organizzata, attiva e che in qualche modo prende le redini della gestione familiare e finanziaria della coppia. Si impegna moltissimo per migliorare il bilancio familiare, è una grande risparmiatrice e per le utenze e le emergenze istituisce un fondo. Inoltre fa tantissimi lavori, lavora infatti per la compagnia Future 500 come revisore di conti e talvolta di sera accetta di fare da babysitter e poi una volta a settimana lavora nell'asilo nido della chiesa che frequenta. E infine, come tantissime altre donne, intraprende un business online lavorando come consulente di vendita per la ditta Santi Items che vendeva candele profumate. Era chiaramente una compagnia a schema piramidale, cioè una multi-level marketing company. Uno schema per cui i venditori, che stanno alla base della piramide, devono cercare di vendere il più possibile e nello stesso tempo si procacciano nuovi venditori che venderanno e procacceranno altri venditori fino a creare una società di vari livelli. E come abbiamo visto nel famoso caso di Chris Watts, anche la moglie Shannon era una venditrice di azienda multilivello e per vendere i suoi prodotti faceva un sacco di dirette su Facebook e interagiva con il suo pubblico. Un po' quello che provava a fare Lauren, che a questo scopo aveva anche aperto un canale YouTube. E Matthew, invece, come contribuisce al bilancio familiare? Beh, non in maniera proficua. Sì, perché mentre Lauren è dinamica, aperta e fa qualsiasi lavoro le capiti, Matthew è pigro, svogliato e si fa licenziare con una facilità impressionante. Sostanzialmente lui adora non fare nulla e nello specifico lavorare è la cosa che gli piace meno fare. E si sa, quando qualcosa non ci piace è giusto assecondare le nostre aspirazioni. Sono ironica ovviamente. E lui aspirava a fare il mantenuto, ma sa di non poterlo fare e allora cerca di trovare il lavoro meno impegnativo, come ad esempio il manutentore di prati per una ditta di manutenzioni. Fino a che a Matt non viene una vera illuminazione. Capisce cosa vuole diventare, un pastore di chiesa. E potete solo immaginare la gioia di Lauren, lei così religiosa, e sostiene il marito in questo suo desiderio al 100%. Matt quindi inizia un percorso di studi per diventare pastore. Dopotutto anche Matthew, da quando sta con Lauren, è un assiduo frequentatore della chiesa e del gruppo di amici. Entrambi sono impegnati nelle attività di volontariato e quindi quella sembra la giusta prosecuzione. E tutti, dall'esterno, possono solo ammirarli come coppia perfetta. Li ammirano dai post di Instagram di Lauren, dove si mostra felice e sorridente insieme al marito. Ma quella è solo una facciata, perché il matrimonio va tutt'altro che bene. I problemi per i due iniziano quasi subito. A qualche mese dal matrimonio, i due affrontano un viaggio in macchina per raggiungere il Kentucky e passare un po' di tempo con la madre di Matt, che, abbiamo visto, non amava molto Lauren. Quel soggiorno fu infernale per Lauren perché la madre di Matthew fece di tutto
tutto per farla sentire di troppo, mettendola a disagio in ogni modo possibile. Ma tutto era iniziato ancor prima del viaggio. Un giorno la madre di Matt chiama Lauren e le fa una richiesta in vista del viaggio. Quella di portare degli abiti blu per un servizio fotografico da fare con gli altri parenti. Lauren è entusiasta della proposta e per l'occasione acquista degli abiti blu molto carini da portare con sé. Peccato che il giorno del servizio Lauren arrivi con il suo bell'abito blu, bella e sorridente. Un sorriso che le muore in viso quando vede che tutte le altre ragazze stavano indossando un abito bianco, mentre gli uomini erano vestiti di blu come previsto. E posso già prevedere le vostre reazioni a una cosa così odiosa da fare. Odiosa a dir poco, perché fatta intenzionalmente per ferire Lauren e metterla in profondo imbarazzo. E per metterla ulteriormente a disagio, ovviamente la madre di Matt le fa una gran scenata, arrivando a disdire il servizio fotografico, facendo sentire Lauren in colpa, insinuando che fosse stata Lauren a indossare apposta un vestito di un altro colore. Le fa gaslighting, le fa credere di aver capito male. Le dice: io ti ho detto di indossare qualcosa di bianco, non di blu. È una settimana orribile per Lauren. E quel clima di tensione che avverte crea una piccola, minuscola spaccatura in quel matrimonio. Anche perché non si era sentita in alcun modo supportata da Matthew. Quella crepa di giorno in giorno diventerà sempre più grande, sempre più evidente, ma fu soprattutto la gestione del denaro a far emergere il vero carattere di Matthew, perché se da un lato continuava a lavorare in maniera discontinua, dall'altro non faceva che attingere dal conto in comune usato per le spese e per le utenze, per spenderli per sé nel suo negozio preferito, Best Buy, comprando cose costose che non potevano permettersi e lasciando sistematicamente i conti in rosso, tanto che la povera Lauren doveva attingere dal proprio conto, o peggio, farseli prestare. E l'uomo attinse persino dai risparmi che Lauren aveva messo da parte per il loro viaggio della vita. Quello per andare a Orlando, in Florida, a visitare Disneyland e vedere da vicino gli studios della Universal, una cosa a cui la povera Lauren teneva moltissimo. I due iniziano così a litigare sempre di più. Lauren a quel punto era stufa del comportamento del marito, non reggeva più quella situazione perché si ammazzava di lavoro e vedeva il marito passare da un lavoro precario a un altro e non mettere mai un soldo da parte. Però la crisi rientra e in qualche modo i due risalgono la china, ma proprio quando sembra che tutto stia lentamente tornando al proprio posto, tutto improvvisamente precipita. Arriviamo così al primo settembre del 2017. Intorno all'1 del mattino del primo settembre, la centrale operativa del 911 di O'Reilly riceve una chiamata a dir poco allarmante. I had a dream, and then I turn on the lights, and she's dead on the floor. How? I have blood all over me, and there's a bloody knife on the bed, and I think I did it. I can't believe this. When did you wake up to find this? I don't even know what time it is. Are you with the patient now? Yeah, I can see her. Okay. All right. How old is the patient? How's your? She's 29. Un uomo chiama dicendo di essersi svegliato e di aver trovato la moglie sul pavimento, ricoperta di sangue, e non sa assolutamente dire cosa sia accaduto. A fare quella terribile telefonata è Matthew Phelps. È la donna sul pavimento, ricoperta di sangue, è Lauren Hugelmeyer. L'uomo al 911 dice quindi di aver fatto un sogno folle e di essersi risvegliato con un coltello sul letto e la moglie morta, coperta di sangue, e raggiunta da centinaia, e non è un'esagerazione, di coltellate, che Matt dice le avrebbe sferrato nel sonno, in uno stato di semi-incoscienza, se così possiamo dire. Ma dice anche qualcosa che è davvero inquietante. I took more medicine than I should have. What medicine did you take? I took horse-eating, cough and cold, because I know it can make you feel good, so a lot of times I can't sleep at night. Matthew quindi dice che avrebbe preso troppe medicine, più di quelle che avrebbe dovuto, perché la notte non riusciva a dormire e riusciva a calmarsi solo con dello sciroppo per la tosse.
Lo abbiamo visto, da adolescente Matthew aveva abusato di medicine e alcol. Tra le sue medicine preferite, mettiamola così, c'era appunto un banalissimo sciroppo per la tosse, che è un medicinale che, se preso in dosi eccessive, potrebbe provocare uno stato di eccitazione e soprattutto darebbe assuefazione. Matthew, fin dall'adolescenza e fino a quel momento, quindi, aveva continuato ad assumere sciroppo per la tosse, in particolare il Coricidin, un mucolitico che serviva a curare il raffreddore. La polizia raggiunge l'abitazione di Lauren e Matt e ai loro occhi si presenta una scena spaventosa. La povera Lauren era in posizione fetale sul pavimento della camera da letto, con 123 coltellate, quasi tutte concentrate sulla schiena, sui fianchi e sull'addome. Dappertutto c'è sangue. Sangue alle pareti, sul soffitto, sul letto, sui mobili, sangue quanti poliziotti non hanno mai visto in tutta la loro carriera. Il corpo di Lauren era stato straziato in ogni modo possibile. Particolare che mi fa particolarmente rabbrividire, aveva un pugno chiuso su una ciocca dei suoi capelli, come se ci si stesse quasi aggrappando. Era stato un omicidio che definire brutale è davvero un eufemismo, anche perché è molto probabile che prima di morire la povera Lauren avesse percepito quasi tutte le coltellate che stava ricevendo. Si tratta certamente di overkilling, cioè l'assassino ha infierito sul corpo anche dopo la morte, ma la maggior parte delle coltellate erano state inferte mentre Lauren era ancora viva, quindi immaginate quanto deve aver sofferto. I poliziotti in giro per casa trovano anche il Coracidin e non hanno neanche faticato troppo per trovarlo perché era abbastanza visibile, era posato sulla toiletta del bagno. Tanto che qualcuno insinuerà che Matt lo avesse messo in un posto esposto per dare forza al proprio racconto, in una sorta di messa in scena, ecco. E poi sulla scena c'è Matt, che forse per il trauma di aver fatto quello che aveva fatto, se ne sta lì senza mostrare alcuna emozione. Non piange, non si dispera, ma soprattutto sembra molto sul pezzo, per così dire. È lucido, pratico. E posto che nessuna persona reagisce a un evento simile allo stesso modo, i poliziotti di certo notano la sua eccessiva lucidità. Come da prassi, Lauren viene portata in ospedale e lì viene dichiarato il suo decesso. E a quel punto toccava dirlo ai genitori di Lauren. E quando Lori e Dale sentono suonare alla loro porta nel bel mezzo della notte, in qualche modo capiscono subito che era accaduto qualcosa di terribile alla loro adorata figlia. Non potevano però immaginare quanto fosse terribile ciò che era accaduto. La madre di Lauren ai poliziotti però fa subito una domanda. È stato Matt? Per gli inquirenti è una domanda spiazzante perché apre ad un altro scenario, lo scenario in cui Matt aveva fatto del male alla moglie intenzionalmente e non sotto effetto di troppo sciroppo per la tosse, cioè che ci fossero dei precedenti nella loro relazione che giustificassero quell'omicidio. Matthew viene messo subito sotto custodia. Gli viene fatta un'ispezione corporale e ciò che è davvero, davvero strano è che su di sé Matthew non abbia una goccia di sangue né ferite. E se consideriamo che in quella stanza era avvenuta una carneficina, Matthew avrebbe dovuto essere coperto di sangue. Com'era possibile che invece fosse pulito? C'è una sola spiegazione logica a questo. Matthew si era fatto una doccia subito dopo aver ucciso la moglie, mostrando di aver compreso subito ciò che aveva fatto. Anche le sue risposte alle domande dei poliziotti sono coerenti, lucide, come se la confusione che lo aveva attraversato durante l'omicidio della moglie lo avesse abbandonato di colpo. Dalle analisi del suo sangue poi viene fuori che sì, aveva assunto dello sciroppo per la tosse, ma non in quantità tali da stordirlo al punto da perdere la testa, uccidere la moglie e non ricordare assolutamente nulla. Matt stava palesemente mentendo e a supporto di ciò la Bayer, l'azienda che produceva il Coricidin, uscirà con un comunicato in cui, studi alla mano, negherà in maniera chiara e netta che un sovradosaggio dello sciroppo avrebbe mai potuto portare a uno stato di alterazione tale da spingere una persona a un atto di così brutale ed efferata violenza. Non era proprio possibile. Si legge nel comunicato: la sicurezza dei pazienti è la nostra maggiore priorità e continuamente monitoriamo le reazioni avverse dovute all'assunzione dei nostri prodotti. Non ci sono prove che evidenzino che il Coricidin sia associato ad un comportamento violento.
Ad appena 5 giorni da quel massacro, Matthew Phelps viene portato davanti alla corte, che pronuncia per lui l'accusa di omicidio di primo grado. Viene portato in carcere e per lui non c'è cauzione che tenga, dovrà attendere il processo da detenuto. Ma se Matthew non era in stato di alterazione, cos'era davvero accaduto quella notte? Abbiamo visto come il loro matrimonio nei mesi precedenti la morte di Lauren era piuttosto precario per via dei loro problemi finanziari, ma abbiamo visto anche come la decisione di Matthew di diventare pastore avesse appianato i conflitti, anche se Lauren non era più così entusiasta di quel matrimonio. Quel sistematico rubarle dei soldi dai suoi conti, che erano stati totalmente prosciugati, aveva minato la fiducia di Lauren nei confronti del marito, al punto che, andando assolutamente contro ogni sua convinzione religiosa, alla madre aveva confidato che stava pensando di lasciare Matthew, ad appena 9 mesi dal matrimonio, e tutto questo avveniva appena qualche settimana prima di quella morte orribile. E poi c'era la questione delle presunte infedeltà di Matthew, e a questo proposito emerge un particolare davvero disturbante, avvenuto proprio la sera prima dell'omicidio, il 31 agosto 2017. Quella sera, mentre Lauren stava cucinando la cena per lei e il marito, Matthew irrompe in cucina insieme alla loro vicina di casa, una certa Valerie, da poco trasferitasi in quel quartiere. Un Matt trafelatissimo l'avvisava che avrebbe ritardato per la cena perché si era offerto di fare un lavoretto urgente in casa di Valerie. E quindi, tra lo smarrimento di Lauren, l'uomo se ne va con la vicina e la lascia così, smarrita e confusa. A riferire di questa bizzarra situazione è la sorella Beth, che proprio in quel momento era al telefono con Lauren e aveva sentito tutta la conversazione. Ma non è tutto, perché Lauren a quel punto lo aveva aspettato per cenare e, pensate, lui ha avuto la decenza, se non addirittura l'ardire, di mandarle un SMS per dirle di non aspettarlo per cena perché si stava divertendo troppo con Valerie. È andata davvero così, amici miei? Cioè, pensate alla follia di una cosa simile: Lauren a casa a cucinare per loro e lui che preferisce passare la sera dalla vicina come se nulla fosse, senza considerare come avrebbe potuto reagire Lauren, tanto più che Matthew era anche estremamente geloso di Lauren, al punto da essersi convinto che la moglie avesse una tresca con un certo David del gruppo della chiesa. Sempre Beth, la confidente della sorella, riferisce che Matt avrebbe detto alla moglie che egli non avrebbe accettato di essere tradito un'altra volta, e a quel punto farà riferimento a quel primo matrimonio di cui l'uomo non aveva mai più parlato. L'ex moglie, a detta sua, si sarebbe innamorata di un altro, sarebbe tornata a casa un giorno, avrebbe fatto la valigia e se ne sarebbe andata dicendogli «non ti amo più». E questo aveva minato la fiducia di Matthew nelle donne, inclusa Lauren in quanto donna, e non avrebbe permesso che accadesse di nuovo. Chiaramente lui invece poteva fare ciò che gli pareva, ovviamente. Quella di Beth è una rivelazione chiave, perché ci dà la misura della frustrazione di Lauren, umiliata, offesa, vilipesa da quel marito che a un certo punto preferisce passare la sera con la vicina piuttosto che con lei. Ed è certo che Lauren proprio quella sera avesse preso la drammatica decisione di lasciare il marito. Infatti manderà un SMS alla sorella Beth scrivendole: «È finita, ho chiuso con lui, mi sta rovinando la vita». Secondo la ricostruzione dell'accusa, quindi Matthew torna a casa e Lauren gli comunica la sua decisione di lasciarlo, scatenando la reazione di odio indicibile di Matthew nei confronti di Lauren, un odio che aveva portato ad accoltellarla per 123 volte, un numero impressionante che dà appena la misura del massacro. Era come se tutti i timori di Matthew, cioè quello di essere abbandonato nuovamente, si fossero concretizzati. Non pensa neanche per un istante che la decisione di Lauren fosse conseguenza dei suoi comportamenti assurdi, delle sue ruberie, le sue bugie, i suoi tentativi di distruggerla moralmente. No, Lauren si era innamorata e lo stava lasciando per quello. Un bambino nel corpo di un uomo. Questo era Matthew. Un uomo che coscientemente aveva deciso di uccidere Lauren. Dai diari di Matthew inoltre viene fuori una frustrazione crescente nell'uomo nei confronti della moglie. In una pagina troviamo scritto: «Qualsiasi cosa faccia non è mai abbastanza per lei». Matt si sentiva inferiore a Lauren perché la donna aveva preso le redini della famiglia, faceva 3 lavori e molto probabilmente gli faceva notare le sue mancanze: bassa autostima, frustrazione e odio, un mix letale.
Anche la famiglia di Lauren è per Matthew motivo di ansia e risentimento. Li confronta costantemente con la sua di famiglia, totalmente disfunzionale, mentre la famiglia Hugelmeier è unita, serena, si amano e si supportano a vicenda. Viene interrogata anche la ex moglie, Brooke Truett, che racconta di un matrimonio fatto di abusi fisici e psicologici. E non era affatto vero che lo aveva lasciato perché si era innamorata, ma perché aveva paura che Matt la uccidesse. Anche Matt conferma che era stato abusante con lei. Racconta che un giorno l'aveva trascinata fuori dal letto nel bel mezzo della notte, senza un motivo apparente. A una rivelazione si raggiunge subito dopo un'altra, quella di una vicina dei Phelps, che però vuole rimanere anonima, e con cui Matt aveva stretto un legame molto forte, che si basava essenzialmente sui loro problemi mentali, depressione, ansia, frustrazione. I due si erano confrontati parecchio sui loro disturbi, ma Matt era decisamente andato oltre, perché con questa donna aveva iniziato a parlare di suicidio, ma non solo, anche della paura, ma nello stesso tempo curiosità, nell'opportunità di uccidere qualcuno. Questa donna possedeva anche una pistola e un giorno Matt le disse: «Con quella pistola potrei uccidere qualcuno, sai?» E a quel punto la vicina ha iniziato a prendere le distanze da lui. Certo, avrebbe potuto andare da Lauren e dirle: «Figlia mia, scappa il più lontano possibile da quest'uomo», ma non l'ha fatto, purtroppo, e forse chissà, Lauren non avrebbe capito. Vengono anche scandagliati i social di Matt e l'uomo, oltre al suo profilo ufficiale su Instagram, ne possedeva un altro dietro lo pseudonimo di Marty Radical. La foto profilo è significativa perché raffigura il protagonista di un film molto controverso che è American Psycho, con protagonista Christian Bale nel ruolo di Patrick Bateman, uno yuppie pieno di sé e completamente squilibrato che prova piacere sadico nell'uccidere. Tra le foto, moltissime scene tratte dal film, ma anche foto di Matt vestito come Patrick Bateman, a riprova del fatto che l'uomo fosse ossessionato da questo personaggio e dal film. Ma non solo, anche immagini di demoni, diavoli e robe anticristiane, che hanno sconvolto i genitori di Lauren perché per loro Matt era un fervente cristiano che stava studiando per diventare pastore, pensate un po'. Con questo bel malloppo di elementi a carico di Matthew Phelps, nel luglio del 2018 inizia il processo e subito per Matthew si mette malissimo perché in aula viene mostrata la cronologia delle pagine web consultate da Matthew giorni prima dell'omicidio e l'uomo aveva fatto una ricerca sul Coracidin e sui suoi potenziali effetti allucinogeni perché, secondo l'accusa, l'uomo era assolutamente consapevole di ciò che sarebbe accaduto e voleva accertarsi che lo sciroppo avesse quegli effetti che avrebbero potuto giustificare quell'atto assurdo, commesso in uno stato di profonda alterazione psicofisica. Verranno anche mostrate le foto del bagno di casa, impregnato di luminol, e che mostravano chiaramente come fosse imbrattato di sangue. Segno che Matt si era lavato dal sangue dopo aver ucciso Lauren e prima di chiamare il 911. Il 5 ottobre del 2018 è il giorno della sentenza. Matthew, come sempre, si presenta in aula, ma quel giorno il suo aspetto è molto diverso dal solito. Si era fatto crescere la barba e i capelli. In aula ci sono anche i parenti di Lauren, gli amici, i colleghi e tutti indossano una spilletta con il viso di Lauren in segno di solidarietà ma anche di supporto alle vittime di violenza di genere, come Lauren. La giuria pronuncia la sentenza, ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per omicidio di primo grado. Matt trascorrerà il resto della sua vita in carcere ma schiva la condanna a morte prevista nello stato del North Carolina. Durante l'udienza Matt rivolgerà delle parole ai familiari di Lauren. Niente però potrà lontanamente ripagare quanto fatto a Lauren. Matt le aveva distrutto un sogno, quello di avere un marito che l'amava, una famiglia, una vita, la stessa che orgogliosa mostrava sulla sua pagina Instagram. Una felicità solo apparente, che non esisteva più, ma che strenuamente Lauren continuava a mostrare sui suoi social. E solo 3 mesi prima di quell'omicidio, Lauren scriveva questo: 6 mesi di già, sembra ieri che abbiamo vissuto il giorno migliore delle nostre vite, festeggiando e ballando con tutti quelli che amiamo. E sebbene sia stato un giorno fantastico, amo i nostri giorni trascorsi insieme negli ultimi 6 mesi e non li darei indietro per niente al mondo.
Ti amo, Matt, più di quanto le mie parole possono esprimere. E quanto fa male leggere queste parole, ragazzi. Ma Lauren le scriveva per dare l'idea di una coppia felice o credeva davvero in quel matrimonio? Non possiamo saperlo, ma di certo danno l'idea della discrepanza fra ciò che appare e ciò che è reale. Lauren avrebbe meritato di vivere e di scoprire quanto di bello la vita poteva ancora offrirle, ma Matt, la sua follia per troppi anni celata dietro l'aria da bravo ragazzo, gliel'hanno impedito. Spero che raccontare queste storie possa servire a percepire i segnali di abusi che potrebbero portare a fatti così drammatici, perché onestamente non ne possiamo più di raccontare storie simili e vorremmo non doverlo fare più. E si conclude così il mio video. Conoscevate questo caso? Che ne pensate? Anche se c'è poco da pensare, è un fatto orribile. E fatemelo sapere nei commenti e vi invito a non sottovalutare i segnali. Lo ripeto, è una cosa che non dico spesso perché mi sembra un po' retorico, però in questo caso io ci tengo a dirlo. Non sottovalutate i segnali. Vi ringrazio di aver guardato il video e se vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto. Iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, attivate la campanella e seguitemi su Instagram se volete. Nell'info box trovate anche il form per segnalarmi i casi. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!